Basta una mail, un SMS o una rete Wi-Fi. Così lo spyware infetta il cellulare o il computer e apre le porte della nostra casa digitale. Documenti, conversazioni, posizione GPS, tutto è a portata di mano. La webcam è l'occhio che ci spia. Un giorno ho ricevuto un messaggio che mi avvertiva che ero sotto processo con la Corte Saudita e che potevo rimanere aggiornato grazie a questo link. Ho aperto il link dal mio cellulare e in pochi minuti è diventato molto caldo. Era difficile usarlo, era lento. Poi il telefono ha smesso di funzionare. Abbiamo fatto investigazioni e mi hanno detto che ero stato hackerato dall'azienda israeliana NSO Group. Ma cos'è uno spyware e come funziona? Per capire meglio, abbiamo simulato l'infezione di un cellulare. Arriva un messaggio, spesso da un utente che conosciamo, riteniamo affidabile. Basta cliccare sul link e l'infezione è presto fatta. Parte così il download di un'applicazione, in questo caso di una calcolatrice. Sul terminale dell'hacker appaiono tutte le nostre informazioni, foto, posizione GPS, immagini riprese dalla fotocamera. Tanto basta per prendere il controllo del telefono, una vera e propria arma, spesso usata come strumento di repressione politica. Yahya Assiri è un attivista politico, dirige un'organizzazione non governativa per i diritti umani da Londra, dove è rifugiato politico dal 2014. Come tanti altri dissidenti, è stato vittima di spionaggio informatico. Io credo che il regime abbia liste di persone che potrebbe spiare in ogni momento. Sono nemici non solo di Khashoggi, ma di chiunque dica la verità al resto del mondo. Il 5 ottobre 2018 il Washington Post lascia una colonna in bianco. È la richiesta di verità per un loro giornalista scomparso, il dissidente Jamal Khashoggi. Due giorni prima era entrato nel consolato saudita di Istanbul. Da lì nessuno l'ha più visto uscire. Lo squadrone che ha torturato e ucciso Khashoggi sapeva come e quando trovarlo. Secondo il Washington Post, il cellulare del giornalista sarebbe stato spiato da un software prodotto da un'azienda italiana, Hacking Team. Ho lavorato in Hacking Team per quasi 7 anni. La mia attività è stata divisa tra operazioni in Europa, Medio Oriente, Nord America, Centro America, Sud America. La clientela inizialmente c'era abbastanza nota. Poi nel corso degli anni non avevamo più contezza di quelli che potevano essere gli utenti finali. Facciamo un passo indietro. Nel 2015 Hacking Team subisce un pesante attacco informatico. Su Wikileaks finiscono 400 giga di dati, più di 1 milione di mail. Si apre così il vaso di Pandora, emergono le vendite di spyware e regimi repressivi e ai nostri servizi segreti. L'Italia conta tante aziende in questo settore. L'attacco informatico subito dall'azienda italiana Hacking Team ha dimostrato che la compagnia non rispettava le regole e che è stata aiutata dalle istituzioni italiane. Abbiamo parlato con un ex dipendente che per anni ha lavorato nel settore per conto di un'azienda leader. Ci ha raccontato una delle sue missioni. Una volta, mentre mi trovavo in missione in un paese del Medio Oriente, chiesi ad un agente dell'intelligence chi stessero spiando. L'agente mi disse che si trattava di operazioni antiterrorismo, ma quel paese non era a rischio terrorismo, ma l'agente mi rispose che se per il governo un certo comportamento veniva identificato come atto di terrorismo, allora erano obbligati a trattarlo come tale. Sull'orlo della bancarotta, poco dopo l'attacco informatico, Hacking Team viene salvato da un misterioso investitore saudita. Il 20% delle quote societarie passano alla Tablem Limited, azienda con sede a Cipro e di proprietà di Abdullah Al-Qahtani, considerato vicino alla corona saudita. L'Arabia Saudita era certamente un cliente di Hacking Team. C'è il forte sospetto che alcune delle persone appartenenti allo squadrone della morte, che uccise Khashoggi, siano state addestrate ad usare il software di spionaggio sia a Milano che a Riyadh. Le operazioni che facevo in Arabia Saudita erano solo contro i dissidenti, di questo ne sono certo. Loro lo chiamano ordine pubblico, ma si parla esclusivamente di operazioni contro oppositori del governo. Ma la
storia non finisce qui. L'attacco informatico del 2015 dimostra che Hacking Team ha venduto software di sorveglianza alle autorità egiziane e all'Egitto ha venduto spyware anche Aria SPA. Proprio grazie a tecnologie di questo tipo, i servizi di intelligence egiziani potrebbero aver spiato lo studente Giulio Regeni. La vendita di queste tecnologie ci torna indietro come un boomerang, perché impatta sulle nostre vite. L'Italia stessa ne è stata vittima con il terribile omicidio di Giulio Regeni. È molto probabile che questo giovane studente sia stato spiato grazie a queste tecnologie. Privacy International è un'organizzazione non governativa britannica. Lavorando al caso Regeni, ha stilato un rapporto sul commercio di spyware italiani in Egitto. Una delle aziende che era stata evidenziata, diciamo, nel rapporto di Privacy International era Aria SPA, un'azienda con sede in Lombardia, un'azienda italiana. Abbiamo inviato una lettera al MISE nel gennaio del 2017 chiedendo loro di revocare la licenza di esportazione verso l'Egitto a questa azienda che appunto si evidenziava come fosse coinvolta in questo tipo di attività. Buonasera, sono Lidia Sirna, una giornalista. Io vi contattavo per sapere se è possibile fissare un'intervista sulla vicenda della licenza sospesa. In realtà abbiamo contattato Aria, che ci ha risposto. Effettivamente la licenza è stata revocata nel 2017, ma il TAR ha dato ragione all'azienda. Aria quindi, secondo la legge, potrebbe esportare di nuovo in Egitto. Per uscire dall'Europa, i software spia hanno bisogno di licenze all'esportazione. A rilasciarle in Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico. A capo dell'ufficio competente un dirigente, Massimo Cipolletti. È a lui che l'allora amministratore delegato di Hacking Team, David Vincenzetti, si rivolge per agevolare le esportazioni. Io, nella mia posizione di dirigente di seconda fascia, di primo livello della dirigenza, non sono in condizioni di rilasciare dichiarazioni. Il ministero, insomma, non commenta e quando abbiamo chiesto destinazioni e nomi delle aziende esportatrici, l'accesso agli atti ci è stato negato per evitare una lesione alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali. È cosa nota che molte aziende italiane, per riuscire a superare l'ostacolo burocratico dell'esportazione, effettuano delle richieste di esportazione particolarmente complesse, con chili e chili di carta spediti per posta, la cui semplice lettura e analisi richiederebbe un ingegnere altamente qualificato e specializzato, e questo tipo di pratica, di prassi, supera i 90 giorni richiesti dal silenzio assenso, che l'ufficio preposto del MISE non è in grado di sottintendere, e l'autorizzazione a quel punto viene implicitamente autorizzata. Vorrei chiedere alle imprese italiane, dite che state seguendo la legge, che è tutto legale, ma forse dovreste aprire gli occhi e guardare cosa stanno facendo a tutti noi. Bin Salman ha ucciso 47 persone in un solo giorno. Molti attivisti potrebbero venire condannati a morte. Tutto grazie a queste tecnologie di produzione occidentale. Dobbiamo fare una domanda: cosa rischio potenzialmente domani se un governo magari meno democratico di quello che abbiamo oggi si trova con in mano questi strumenti? Beh, signori, tra quegli altri paesi e noi c'è il sottile velo dello Stato di diritto. Se noi lo strappiamo, quegli altri paesi diventiamo noi.